Ciao belli, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Project Cars. Questo nuovissimo episodio, oggi probabilmente sarà un'altra gara di WMD, WMD, buttiamoci subito in pista. Ovviamente facciamo sempre il solito discorso delle prove libere off camera e della qualifica invece e della gara in camera. Quindi, esattamente, WMD, vediamo su che tracciato, Outlaw Park, va bene, dai. Allora, niente, io parto con le prove libere e poi ci vediamo per le qualifiche. A dopo! Eccoci belli, qua è un problema. Ho fatto il giro di pratica e siamo veramente messi male. Qua è una pista che non riesco a mandare giù, però proveremo sicuramente, quindi buttiamoci in qualifica, anche perché ho fatto un bel po' di giri di pratica. Non è che posso stare qua tutto il giorno a fare solo pratica, Tra l'altro, bruttissima giornata, pioveva, era bagnato prima, non pioveva. Piove adesso, quindi diciamo che sarà una gara da dimenticare, la vedo già male. Va bene. Ovviamente in questa gara, visto che siamo già un po' difficoltati dalla situazione, utilizzerò il cambio al volante, perché nelle staccate qua andiamo veramente sotto, Come potete vedere già questa curva qua sul bagnato prendiamo sotto lo sterzo, quindi abbiamo già difficoltà anche nelle staccate, figuriamoci. Se piove anche durante la gara sarà veramente un macello. Boh, ci proviamo ragazzi, qua the race is our, cioè, la gara è nostra. La proviamo, via. Andiamo subito all'interno per far capire che sul bagnato non abbiamo paura e quindi spa-pa-pa-pa-para e andiamo a grande, la grande. Questa, vedi? Problema, sul bagnato non si riesce a fare le staccate come sull'asciutto. Beh, grande trovata, Bene, ora lanciamoci per un giro pulito, Tentiamoci il giro pulito. Bisogna stare molto attenti all'erba, ai cordoli e tutta questa robella qua, perché quando vai a aprire gas sul cordolo, sull'erba, tipo qua per esempio, vedete? Ah belli, eccoci qua in qualifica. Allora, c'è stato un piccolissimo problema durante le prove libere, nel senso che giri da dimenticare proprio, pista brutta, non mi piace per niente, sull'asciutto ancora con altre macchine ancora meglio, però adesso che piove è veramente il dramma. Proveremo a fare qualcosa ovviamente di concreto, ma ve lo dico già, sarà una gara disastrosa. Ovviamente in questa utilizzerò il cambio a volante, perché nelle staccate bisogna tenere il volante con le due mani, non basta una mano sola, quindi bisogna stare molto concentrati, specialmente se poi in gara pioverà così tanto, perché battiamo particolarmente il bagnato noi, lo sappiamo, cioè noi, io in particolare, poi spero che voi il bagnato non lo battiate come me, perché se no siamo veramente arrovinate siamo. Guardate come piove. Staccate al limite come se non ci fosse un domani. Andiamo a comandare sul bagnato, vai. Buttiamoci all'interno, occhio a quel pannettone lì che è di Ghisa, L'ho già preso prima, ma non è di quelli che volano via, è di Ghisa proprio. Bisogna stare attenti qua, molto attenti qua. Ho già fatto qualche errore prima, bisogna stare attenti. Questa
qua si può un pochettino aprire, però su bagnato come fredde è veramente una merda. Veramente una merda. Ok, lanciamoci per il giro, vediamo che succede. Cerchiamo di farne magari uno, però fatto bene. Per riuscire a rientrare almeno tra i primi 10, perché qua sul bagnato per me è veramente dura. Ecco, se piovesse un po' meno. Se piovesse un pochettino meno. Ma dubito che ci salverà la situazione, eh. Andiamo molto lunghi nelle staccate, qua le frenate sono veramente pazzesche. Che frenate pazzesche! Tachicardia! Occhio al panettone qua in uscita, che è quello lì che ho preso prima. Ci buttiamo all'interno cercando di sopraffargli il suo tempo. Attenzione a questa, alleggerisco un po' il gas, perché non vorrei mai. Stiamo in terza, morbidi, da non tirare troppo su di giro il motore per non evitare il pattinamento posteriore, ovviamente. Qua ci tiriamo la quarta un po' di più. Buttiamo sta seconda cercando di star dentro. Vediamo cosa ci dice il cronometro, se è a nostro favore o no. Bulli ragazzi, primi. Fermiamoci qua, lasciamo sfilare gli altri. Allora, direi che la qualifica può andare così. Vediamo come siamo messi alla fine della sessione. Primi a 4 millesimi dal secondo, quindi direi che potremmo provare la gara, ragazzi, buttiamoci in pista. Ce la possiamo fare. Oh, se non piovesse sarebbe veramente l'apoteosi, o l'appo Elkan. Vediamo un po'. Partenza da fermo, non male. Se non piovesse per tutti i tre giri sarebbe veramente uno spettacolo. Speriamo, perché qua li vedo già caduti, quelli con le Caterham, specialmente che a gomme scoperte hanno un'aderenza totalmente diversa, non perché hanno gomme scoperte, ma perché sono proprio più, hanno un assetto diverso, sono più basse, lavorano diversamente, però noi abbiamo dalla nostra un po' di gas più in uscita, quindi possiamo anche tentarcela un po' di più nelle uscite un po' più spinte. Più che altro bisognerebbe seminarli un pochettino all'inizio, eh? Tipo così. Questa distanza non sarebbe male, Se riuscissimo a mantenere questa distanza dall'inizio, e specialmente non piovesse di nuovo, ripeto. Ottimo. Proviamo a non alleggerire qua, sull'asciutto. No, bisogna alleggerire. Qua ci buttiamo larghi e stringiamo qui, perfetto. Ottimo. Questa porta a dei testa coda della Madonna. Vai, primo giro segnato con partenza da fermo a 1,37 circa. Staccatone al limite, derapata, attenzione. Ma sarà interessante rivedere il replay di quella curva lì, Attenzione! Ho dovuto mollare i freni, attenzione! Cerchiamo di non farci staccare dalle due Caterham, sennò siamo finiti. Cappellata mostruosa, ragazzi. Ingresso violento per uno. Va bene. Cerchiamo di andare a prendere l'altro.
Ho sbagliato la traiettoria prima, porca vacca. Staccatona da far scivolare il piede sulla frizione, proprio anche per fare una piccola doppietta. Perfetto, abbiamo recuperato un paio di metri forse, eh. Prova a tenere pieno qua, non me ne frega niente, ce l'ho fatta. Questa sarà brutta. Ragazzi, questa è stata veramente una cappellata, ve lo dico. Delirio! Siamo quinti, non ce la faremo mai in un giro. È un quarto scarso a recuperarli tutti, però se mi molla sto qua magari riesco a non girarmi, grazie. Ci abbiamo una roof dietro che ci vorrebbe spingere, ma io devo andare a staccare al limite per recuperare questi. Attenzione! Attenzione, terzi, ragazzi. No, quarti. Quarti, cerchiamo di mantenere il distacco perlomeno. Peccato, questo qua poteva essere la gara del cuore proprio. Meno male che si fanno dei danni tra di loro, sti qua. Sento un rumore delle catena. C'è già qualcuno che ancora di là sta passando. Entriamo un po' più lanciati, cerchiamo di recuperare secondi in queste curve. Attenzione, devo riuscire a fare il passo della quaglia qua, almeno prenderne uno. Anche se questa qua è la curva infame, quindi cerchiamo di lanciarci il più possibile, ma queste catene qua camminano, le percorrenze. Ci siamo avvicinati parecchio, ma non ce la facciamo. Peccato ragazzi, peccato. Quarta posizione, non male, dai. Per una pista che non amiamo, con questa macchina che è difficile su questa pista qua perché è troppo stretta. Quarta posizione, me la tengo molto stretta. Niente, ragazzi, vi ringrazio per aver visto il video, scusate per i danni eventuali successi durante la gara. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete un bel pollice su, cerchiamo di arrivare almeno a 20-30 like, tanto per movimentare un po' la situazione. Iscrivetevi al canale soprattutto e condividete e commentate. Ragazzi, a dopo, ciao! Ragazzi, a presto con un nuovo video di Project Cars. A belli!